Franco Galiandro, di Sinistra Ecologia e Libertà, coordinatore cittadino, responsabile del partito di Nichi Vendola, se vogliamo, è proiettato in una città dove l'anno prossimo ci saranno le amministrative, un appuntamento importante dove SEL si misurerà effettivamente per la prima volta sul territorio locale. Bene, questa domenica, sabato e domenica ci sarà la prima festa grottagliese di SEL. Come vi state organizzando? Il programma è abbastanza nutrito, ma ci saranno anche dei passaggi politici? Sì, le due serate prevedono entrambe un momento di dibattito politico. La prima, in particolar modo, vedrà come tema principale l'urbanistica. Per affrontare il problema dell'urbanistica abbiamo innanzitutto, anche per dare spessore all'evento, abbiamo invitato l'assessore regionale Angelo Barbarente, che insomma tutti quanti speriamo che possa venire. Proprio stamattina mi diceva che aveva forse dei problemi, aspetteremo insomma fino all'ultimo momento per la sua presenza. E dicevo, abbiamo scelto l'urbanistica in quanto non volevamo parlare in generale della politica così senza lasciare alcuna traccia, volevamo da subito affrontare uno dei tanti temi che ci vedrà protagonista da qui a breve. Lo abbiamo fatto con un modo un po' diverso da quello che in genere vediamo fare, cioè sostanzialmente non parleremo fra di noi, ma abbiamo invitato tutti i partiti ad indicare un loro esperto, diciamo così, del tema, per dare appunto, come dicevo, uno spessore alla stessa iniziativa. Così come abbiamo chiesto all'assessore Donatelli di aprire in qualche modo i lavori per poter avere un punto di partenza sullo stato delle cose. Da lì poi sia cittadini che tecnici e appunto esponenti indicati dai partiti daranno vita a questa tavola rotonda, diciamo, più che un dibattito. Insomma, questo è. La seconda serata invece l'abbiamo voluta dare, tra virgolette, concedere ai ragazzi della fabbrica di Vico, i quali anch'essi insomma, illustreranno un po' quelle che sono state e che sono ad oggi le loro attività, spiegheranno anche il fenomeno delle fabbriche, quello che sta accadendo su tutto il territorio nazionale e non solo. Insomma, un nuovo modo a loro avviso di fare la politica per provare a colmare tutte quelle lacune che i partiti tradizionali, così come li abbiamo conosciuto, fanno emergere nelle loro dinamiche. Niente, questa è la parte che riguarda, diciamo, la parte concettuale della politica. Poi ci sarà la parte ludica, come in ogni festa di partito non può mancare. Una festa, appunto, quindi non volevamo caricarla di eccessiva pesantezza. In ogni caso ci saranno i concerti, questo è quello che in qualche modo volevamo in fin dei conti apportare come contributo alla ormai chiusura dell'estate grottagliese. Entrambi i gruppi sono stati indicati da più persone che in qualche modo si sono avvicinati dandoci dei suggerimenti che noi abbiamo accolto volentieri. Non potrà mancare naturalmente lo stand gastronomico, anche qui per evitare che in quel posto, stiamo parlando del Castello di Scopio, per evitare di accendere fuochi e quant'altro, non ricorreremo al classico panino con la salsiccia, ma questa volta un'azienda di La Terza ci fornirà le focacce tipiche laertine fatte con lievito madre e cotte a legna, naturalmente, insomma, saranno da assaggiare. Così come c'è una parte dolce della gastronomia che riguarda le crostate, che è un gruppo di signore grottagliesi, non iscritte naturalmente al partito, ma lo hanno fatto volentieri, e forniranno, diciamo, la parte dolce della serata. Poi naturalmente tutto il resto. La lotteria, tutto quanto. Sì, i biglietti sono ancora in vendita, tra l'altro c'è stata un'ottima risposta nella vendita, no? Sì, insomma, anche perché abbiamo voluto
accelerare quelli che sono anche i tempi classici delle lotterie che conosciamo. Noi in presa diretta la sera estrarremo subito quelli che sono i premi principali e la gente potrà sin da subito portare via il... Cioè ci sarà il bossolotto dove estraete i biglietti? Insomma, qualcosa del genere, chiameremo un bambino che insomma, in qualche a modo fare questo bel sorteggio sulla trasparenza. Un'altra cosa, perché anche questo ha suscitato interesse da parte dei ragazzi, un concorso fotografico. Ieri sera si è riunita la giuria costituita da Ciro 40, fotografo grottagliese, il presidente di giuria, poi c'era d'Este, quello di Mimag, e il professor Annicchiarico, che hanno valutato le diverse opere e hanno stabilito in qualche modo una sorta di graduatoria. Quindi prima del concerto di domenica sera saranno premiati appunto i lavori di questo concorso fotografico.